Salve, salve a tutti da Marisa Fallico e da Arcangelo Badolati, capo servizio della Gazzetta del Sud, per una nuova full immersion nei fatti di cronaca nera e giudiziaria. In primissimo piano questa recrudescenza criminale, questi continui atti intimidatori in tutta la regione. È un momento veramente no per la Calabria. Dopo un periodo di relativa calma, relativa perché le intimidazioni non si fermano, ma adesso negli ultimi giorni abbiamo avuto delle azioni eclatanti, spavalde, insomma, che hanno attirato l'attenzione. Pensiamo ad esempio all'intimidazione al famosissimo Bar Sottozero di Reggio Calabria, ma pensiamo anche al Lido di Squillace, andato completamente distrutto. E poi passando da Vibo, dove è stata intimidita un'azienda, una società edile, addirittura di giorno davanti agli operai sono stati esplosi dei colpi di pistola. Cosenza, Zumpano, una nota ditta impegnata nel campo delle costruzioni, è stata oggetto di intimidazione, la bottiglia incendiaria, i proiettili. Ma cerchiamo di sviluppare tutti questi fatti, cosa sta succedendo, la criminalità ha bisogno di soldi, e quindi oramai si dà così in maniera indiscriminata, senza le solite cautele. Che cosa sta succedendo? Di certo c'è bisogno di attenzione. Partiamo dall'ultimo grave atto intimidatorio a Squillace, nel Catanzarese, questo lido distrutto dall'idea di quanta grave sia la situazione. Vediamo. Non c'è rimasto nulla del Lido Ulisse, solo l'insegna, il bar, la pizzeria, la struttura che tra qualche settimana sarebbe diventata una delle attrazioni di Squillace Lido è completamente distrutta. Le fiamme hanno mandato in fumo il lavoro di anni e messo a rischio il futuro delle famiglie che si reggono sull'attività di una delle strutture più in voga della località del Catanzarese. Il rogo è scoppiato nel cuore della notte e non ci ha messo molto per propagarsi e distruggere qualsiasi cosa. L'intervento di 3 squadre vigili del fuoco non è bastato a evitare il peggio. La struttura, costruita completamente in legno, è ormai un cumulo di cenere, ancora fumante. I carabinieri di Girifalco hanno effettuato i primi rilievi, ma ancora non è chiara la matrice dell'incendio, il secondo nella zona in poche settimane. Nel mese di marzo, infatti, a poche centinaia di metri di distanza dal Lido Ulisse, è andato distrutto il ristorante e la cena di Afrodite. Un incendio, poi un forte boato, causato dall'esplosione di una bombola di gas e il rischio di una deflagrazione ancora più potente e pericolosa, vista la presenza di un grosso serbatoio di gas. Qualche giorno dopo, a Borgia, un altro episodio incendiario che ha danneggiato un agriturismo in costruzione. Episodi, tanti, troppi, sui quali indagano le forze dell'ordine, nel Catanzarese come a Vibo o nel Cosentino. Qualcuno, proprio ieri, ha piazzato una bottiglia incendiaria di fronte ad un cantiere edile di Zumpano e nei giorni scorsi un altro cantiere e una concessionaria di moto avevano subito altri atti intimidatori. Il filo rosso che lega la recrudescenza degli atti intimidatori in Calabria sottende la protervia con cui la criminalità organizzata esercita uno dei poteri condizionanti più antichi, vili e allarmanti, il racket delle estorsioni. E già, perché dietro le spavalde intimidazioni al Bar Regino, così come allo stabilimento balneare Ulisse di Squillace, per rimanere agli ultimi episodi, non può che esserci la pretesa del pizzo. Chi non paga, chi non si piega, subisce la distruzione, subisce la lezione. Un'escalation che preoccupa e allarma in una regione in cui la crisi ha messo in ginocchio l'economia e soprattutto alla vigilia della stagione turistica. Da qui l'appello del presidente della Commissione regionale Andi-Ndrangheta, Arturo Bova, a cittadini, imprenditori e istituzioni. Dopo l'episodio che già si è verificato poco tempo fa alla cena di Afrodite, all'altro ristorante, non si può più avere dubbi sulla matrice dell'episodio di stamani, stanotte. Va inserita sicuramente in un contesto estorsivo malavitoso. La cosa che dispiace è che avviene pure a Squillace, una comunità che storicamente è simbolo di civiltà, di legalità, sta subendo una serie di episodi negli ultimi anni. Abbiamo avuto già attentati dinamitardi, quindi bombe messe a negozi, sono saltate le macchine, bruciate macchine, bruciate
bruciati i ristoranti, e questo richiede un intervento però molto qualificato anche di intelligence investigativa. Certo, le forze dell'ordine, la magistratura possono fare tanto, ma, e lo dico anche da avvocato, se non c'è però il supporto probatorio ovviamente non possono poi costruire un teorema accusatorio che porti ad una misura cautelare o ad altro, di un intervento concreto. È necessario che la comunità squillacese, come la comunità calabrese, faccia il suo dovere, soprattutto gli imprenditori. Quando si verificano fatti del genere, qualcuno o è venuto prima o viene dopo. L'augurio è che gli imprenditori trovino la forza di collaborare con le forze dell'ordine, di dire tutto quello che sanno, perché non c'è più appello. Arcangelo, è vero che gli imprenditori devono fare la propria parte? Perché comunque queste cose vanno denunciate, però è anche vero che la giustizia deve fare la sua parte, perché spesso queste inchieste finiscono nel nulla, spesso non vengono trovati mandanti ed esecutori, spesso comunque le pene che vengono inflitte agli autori di questi atti intimidatori sono veramente irrisorie. Noi pensiamo ad esempio, perché se ci sono tanti imprenditori che hanno paura, ci sono anche tanti imprenditori coraggiosi, e ne stiamo riscontrando veramente sempre più frequentemente in Calabria. Pensiamo anche all'imprenditore Logullo, che ha subito questa intimidazione nel Cosentino a Zumpano, nel cantiere di Zumpano, e che la Gazzetta del Sud ha intervistato. Ecco, lui già 20 anni fa ha subito delle intimidazioni, lui non si è mai piegato, però evidentemente questi non cedono. Io credo che c'è anche un problema di ricollocazione, riposizionamento delle organizzazioni criminali, che per quanto riguarda la vicenda di Logullo, quindi intendiamo Zumpano, Alta Calabria, provincia di Cosenza, hanno subito colpi molto forti da parte della direzione del settore antimafia di Catanzaro, diretta da Nicola Gratteri. Quando si creano dei vuoti, i vuoti vengono riempiti. E allora è probabile che qualcuno stia andando in giro, perché è successo 2 giorni prima ad una concessionaria di moto di Rende la stessa cosa. Cioè, pensate, questa concessionaria ha aperto i battenti, il giorno dopo si è ritrovata proiettili e bottiglie incendiaria davanti alle proprie sale cinesche. Quindi c'è qualcuno che sta lanciando dei messaggi per dire: adesso dovete riprendere a pagare, continuare a pagare o pagare la prima volta, perché adesso ci siamo noi. Lo stesso discorso vale per Squillace, e come vedete c'è un'azione lì concentrica, nel senso che si riferisce a Squillace, si riferisce a Girifalco, si riferisce a Borgia, cioè la zona è quella. 2 attentati poi a Squillace sul lungomare, a 2 esercizi come dire, pubblici, che si occupano, uno di ristorazione, un altro di uno stabilimento balneare. Quindi è evidente che si dà un messaggio forte a chi in quel punto guadagna, perché si pretende il pagamento del pizzo. A Borgia è successa la stessa cosa. Io credo che la mano sia in qualche maniera uguale, ritengo che si possa, con un lavoro di intelligence adeguato, venire a capo di questa situazione. Certo, poi questa gente deve essere punita severamente. L'azione compiuta a Squillace nelle 2 occasioni, in occasione del ristorante, in occasione dello stabilimento balneare, è un'azione di sconsiderati, perché bruciano, intanto provocano un allarme sociale enorme, bruciano strutture danneggiando la loro città, ma questo dà la misura pure della qualità criminale di chi agisce. C'è una qualità criminale molto bassa, per cui credo che, può darsi che non, non mancherà modo alla procura di Catanzaro di venire a capo di questa cosa. Ci sono magistrati eccellenti lì che sanno dove mettere le mani, ci sono strutture investigative tra l'altro rinnovate dopo l'avvento di Nicola Gratteri, ci sono investigatori di qualità, insomma, che sono stati mandati a cooperare con la procura di Catanzaro. Io credo che si possa venire a capo. Attenzione, poi nel Cosentino, torniamo all'Alta Calabria, c'è un'associazione anti-racket che funziona, che è intitolata a Lucio Ferrami, che è stato un eroe della lotta al pizzo 10 anni prima di Libero Grassi, che è stato ucciso per questo. L'associazione anti-racket del Cosentino è proprio intitolata a lui, quindi il commerciante, l'imprenditore che vuole ribellarsi non rimane da solo, può come dire, chiedere aiuto a questa associazione, che poi gli assicura intanto proprio un aiuto psicologico, ma poi anche un aiuto legale, perché hanno dei loro avvocati, sono collegati con l'associazione di Tano Grasso,
che è il fondatore, diciamo, della Federazione Antiracket Italiana, quindi c'è la possibilità di ribellarsi. Certo, poi non si può neanche pretendere che un cittadino diventi un eroe. Attenzione, qui anche questa retorica ha seccato, dovete collaborare, la gente collabora quando può e quando trova il coraggio. Se trova il coraggio, la gente che collabora deve essere poi assistita adeguatamente sempre, non nel mese del processo, finché non si arriva al processo, finché non depone, infatti, o un mese dopo il processo. Chi collabora è, in questa situazione calabrese, un cittadino speciale, perché non è facile collaborare, avere il coraggio di denunciare gli estorsori, fa paura, la gente poi pensa alla propria famiglia, e poi è come se accettasse il pagamento di una tassa e dice: mi pago questa tassa e sto tranquillo. No, quindi chi si ribella deve essere al racket, deve essere assistito sempre da uno Stato presente che non cambia atteggiamento a seconda del funzionario di polizia, del capitano dei carabinieri o del magistrato che in quel momento è in azione. Poi cambiano e cambia l'atteggiamento. Atteggiamento che va tenuto rispetto a chi sceglie di denunciare il racket, è un atteggiamento che deve essere costante e lineare, al di là degli uomini, deve essere un atteggiamento istituzionale. Quindi mi auguro che questo avvenga, spero che questo signor Logullo, che molto coraggiosamente al mio giornale ha detto: preferisco essere ammazzato piuttosto che pagare, la Gazzetta l'ha messa in prima pagina in tutte le edizioni, una scelta fatta quindi dal giornale, ecco, questo signore venga intanto protetto, assistito, insomma, e fatto sentire al sicuro. Poi abbiamo prova, tra l'altro, che chi denuncia non subisce conseguenze, perché quando si denuncia è come se ci si mettesse un giubbotto antiproiettile, cioè si diventa obiettivi, come è difficile da colpire, più alta la tensione, meno certo, si è colpibile. Certo, finché c'è la tensione, Arcangelo, e finché c'è la protezione, perché noi dobbiamo anche dire che tanti testimoni di giustizia che hanno avuto il coraggio di denunciare poi sono stati abbandonati dallo Stato, oppure sono costretti a fare continui appelli, a mobilitarsi, a fare azioni eclatanti per continuare ad avere l'attenzione dello Stato, perché poi restano con l'azienda magari che hanno, che non funziona, quindi perdita di guadagni, perché nessuno ci va, perché si fa in modo di fare terra bruciata, con le tasse da pagare, perché lo Stato poi non è puntuale e preciso nel pagare le tasse, oppure nell'annullare le tasse a queste persone. Sono problemi concreti, e allora lì ci vuole molto coraggio, perché chi ha messo in gioco la propria vita e quella della propria famiglia per un senso civico, beh, va veramente protetto. Ed è qui che noi continuiamo a fare l'appello, perché se non fosse per le associazioni anti-racket, Arcangelo, che fanno un'azione meritoria e sono degli imprenditori che si mettono insieme, abbiamo visto, è partita la prima nel 92, mi sembra, Cittanova, e insomma c'è quella di Lamezia con Teresa Morano che stanno facendo cose gregge, però se non fosse per loro, molti imprenditori sotto racket o sotto usura non troverebbero le risposte adeguate, perché lo Stato è molto lento nel dare le risposte. È vero però che abbiamo esempi positivi, cioè di imprenditori che non solo hanno collaborato, ma sono rimasti a vivere nel luogo d'origine. Abbiamo esempi a Palmi, abbiamo esempi a Gioia Tauro, a Rizzigone. Rizzigone abbiamo, questo è un personaggio di un coraggio straordinario, dimenticato, rimosso quasi dall'opinione pubblica. A Rizzigone abbiamo un ex sindaco che ha denunciato tutto quello che subiva, eccetera, e continua a vivere lì con coraggio, sotto scorta, ma con coraggio. Cioè abbiamo esempi di persone che continuano a vivere lì. Gli stessi Alessio Cassano, che è il presidente dell'associazione anti-racket del Cosentino, intitolata Lucio Ferrami, è uno che ha continuato a vivere, ad operare nel suo paese d'origine. Cioè ce ne sono tanti. Se questa gente viene, al di là delle parole, di questa retorica dell'antimafia che non serve a niente, cioè al di là delle parole, se poi a questa gente si assicura protezione fisica, ma anche sostegno psicologico, morale, economico anche quando è opportuno, eccetera, se la classe politica, anziché essere distratta da altro, si impegna al fianco di queste persone, prende posizione,
fa proprie le battaglie di questa gente e le cose cambiano, la gente è meno sola e troverà più coraggio per collaborare. Assolutamente. E per chiudere questa pagina vediamo cosa è successo a Vibo, alla Cooperporo, questa società edile. Immaginate, non è la prima volta, è successo tante volte che questi balordi vanno nei cantieri, cominciano a sparare davanti agli operai, lo abbiamo visto anche nei cantieri dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, no? Insomma, immaginate anche questo terrorismo, veramente terrorismo assurdo a cui sono sottoposti i poveri operai, oltre che i titolari delle imprese, e non va assolutamente bene. Questo è l'ingresso del cantiere di via Paolo Orsi, dove ieri mattina, di buon'ora, appena aperto il cantiere, un uomo è sceso dall'auto e ha sparato una raffica di colpi di pistola, colpendo il camion dell'azienda davanti allo sguardo attonito degli operai che stavano iniziando a lavorare. L'episodio è arrivato a pochissimi giorni di distanza dai danneggiamenti subiti da un'altra azienda, la Cooperporo, in altri cantieri distribuiti sul territorio provinciale. Ma nell'ultima settimana numerosi sono stati gli atti intimidatori che si sono susseguiti in molte zone della provincia. Diverse le attività nel mirino, dal caseificio Tropea all'Ara Discount, supermercato alle porte di Vibo Valentia, è andato completamente in fumo in un rogo dove si sono bruciate anche le speranze di tanti lavoratori che così sostenevano le loro famiglie. Ed ancora, una serie di auto, quasi una trentina ormai dall'inizio dell'anno, le ultime l'altra notte, quella di un pescatore dato alle fiamme a Pizzo ed un furgone dell'impresa Rete Gas incendiata a Mileto. L'escalation di attentati e atti intimidatori che si stanno ripetendo in provincia di Vibo Valentia ha indotto il prefetto Guido Longo a convocare una riunione tecnica del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica per predisporre una serie di misure di vigilanza del territorio e di prevenzione ordinaria e di coordinamento delle forze di polizia. È stata disposta l'intensificazione delle misure di vigilanza dei territori interessati, anche con l'ausilio dei reparti anticrimine della polizia e della compagnia di intervento operativo dei carabinieri. Intanto, l'ultimo episodio in località Savini, tra Soriano e Sorianello, dove è stata devastata l'abitazione di campagna della responsabile dell'ufficio tecnico del comune di Soriano, Stefano Santaguida, ex sindaco ed oggi consigliere d'opposizione nella vicina Sorianello. Distrutti i mobili ed arredi, asportati un decespugliatore e un tagliaerba, ingenti danni. Diverse le ipotesi al vaglio degli investigatori che non escludono un collegamento con l'attività sia professionale che politica di Stefano Santaguida. Non è la prima volta che l'ex primo cittadino viene preso di mira. Una guerra subdola che si combatte quotidianamente, perché non tutti poi gli episodi vengono denunciati, non sempre si accendono le telecamere. Certo, un'ultima considerazione, Arcangelo, noi abbiamo questa doppia tipologia, l'avvertimento e poi l'azione distruttiva. Io mi chiedo, l'avvertimento può servire a mettere paura, a far capire che non si può scherzare e quindi a vessare questi poveri commercianti, imprenditori che spesso fanno fatica ad andare avanti. La distruzione, come è successa a Squillace, che senso ha? Allora, se tu lo metti in ginocchio, se gli distruggi l'attività, cosa pensi che possa poi, cosa pensi di ricavarne, Arcangelo? Non riesco a capire questa logica anche criminale, a meno che non considerino inaccessibile quel lido e quindi lì non si può ottenere nulla, allora piuttosto che non ottenere il pizzo si preferisce distruggere l'attività, mandare sul lastrico tante famiglie e rovinare quel poco di turismo che ci può essere. Ma insomma, l'uno e l'altro, il livello di chi fa queste scelte è un livello medio-basso criminale e certamente chi ha compiuto questi atti e chi ha mandato qualcuno a compiere questi atti per smascherarci, cioè, è proprio un errore d'approccio chiaro, suscitato enorme allarme sociale, fatto un danno enorme a Squillace, città rispettabilissima, e quindi credo sia nei fatti ci sia la chiave di lettura, no, di quello che è avvenuto, della qualità criminale. A volte l'esercizio eccessivo della violenza non denota una forza, anzi è più debolezza, no? Denota una mancanza di strategia. Oppure bisogna... O c'è qualcuno che vuole aprire qualcosa di simile e sta cercando di distruggere tutta la concorrenza, ancora più sbagliato. Infatti, perché poi ci sta anche questo.
Allora, Arcangelo, parliamo di immigrazione e non solo perché sta tenendo banco, e io credo che la gente sia anche stanca, la questione dell'inchiesta sulle ONG e queste organizzazioni non governative che aiutano a salvare tante vite umane nel Mediterraneo. C'è stato, diciamo, c'è stata la dichiarazione del procuratore di Catania, Carmelo Zuccaro, che ha suscitato tante reazioni. Allora il paese, la politica si è divisa, anche la Chiesa si è divisa, ha ragione Zuccaro, non ha ragione Zuccaro, le ONG vanno comunque controllate, le ONG non vanno toccate perché svolgono questo lavoro eccezionale di solidarietà. Allora, tutti adesso ad accapigliarsi su questa situazione. Non c'è la stessa attenzione, la stessa mobilitazione invece da farsi per gestire l'accoglienza. Allora, premesso che noi siamo fiduciosi che questo procuratore, che è stato quasi messo in croce, probabilmente ha, speriamo, degli elementi certi in mano per poter fare quelle dichiarazioni, e quindi è giusto che si indaghi. D'altronde, se un magistrato del calibro di Nicola Gratteri ha detto che Zuccaro è una persona seria, io personalmente gli credo, visto che noi non lo conosciamo, e quindi speriamo che si faccia luce, perché in effetti questi flussi sono diventati veramente insostenibili. Però bisogna porsi il problema, proprio perché ci sono tanti immigrati che continuano ad arrivare, dell'accoglienza, e sull'accoglienza ci sono tante, tante, tante falle. Ora, al di là della riforma avviata da Minniti, noi lo vediamo anche nei nostri piccoli centri, nelle realtà in cui viviamo, vediamo tutti questi immigrati che girano e gironzolano. Si è innescato anche un business sull'accoglienza, nel senso che molti imprenditori pseudotali, ad esempio, mettono a disposizione, Arcangelo, delle abitazioni, vecchi alberghi, casolari e quant'altro, perché incassano dei soldi dallo Stato. Sono loro che ci guadagnano, non i migranti, e spesso questi migranti poi vengono trattati malissimi, diventano dei lager, anche se ci sono le dovute eccezioni. Abbiamo visto anche nel Cosentino tante denunce del genere. Ecco, lì bisogna fare attenzione, lì bisogna controllare forze dell'ordine e prefettura, perché altrimenti noi rischiamo di fare un danno doppio, non solo ai migranti, ma anche alle nostre comunità. Beh, illuminante l'inchiesta della Procura di Cosenza, che dimostra l'esistenza di un caporalato sui migranti, che venivano accolti presso una struttura, una delle tante allestite nell'Alta Calabria, e poi affidati a imprenditori che le sfruttavano pagandole una miseria e facendole lavorare nell'altopiano silano. Cioè, abbiamo prova di questo, che sia diventato un business, non c'è dubbio. Io sono assolutamente un uomo di mare e quindi sono per la legge del mare, la gente fa soccorsa, ho tanti amici tra gli africani, tuttavia c'è un problema obiettivo di una situazione che è esplosiva e che l'Italia si è caricata. Sono d'accordo con l'idea di Marco Minniti, del ministro dell'interno, che reputo una delle persone più illuminate del governo in questo momento, che è andato in Libia per parlare con Serraj, favorendo tra l'altro l'accordo tra Haftar e Serraj, è andato a Malta, è andato in Tunisia, cioè sta cercando di gettare le basi affinché questi non possano arrivare in Italia. C'è da dire che il procuratore Carmelo Zuccaro non dice cose, insomma, vanvera. Noi stessi della Gazzetta 10 giorni fa abbiamo pubblicato le dichiarazioni rilasciate alle forze dell'ordine da uno migrante arrivato a Corigliano, che ha raccontato sono stati fatti salire nel porto di Sabrata su un peschereccio al quale gli scafisti avevano agganciato due moto d'acqua. Il peschereccio è arrivato a 10 miglia dalla costa, loro ancora dalla barca vedevano le luci di Sabatia, quindi erano dentro le acque territoriali, lì hanno atteso, li hanno lasciati, si sono presi le moto d'acqua e sono tornati indietro. Li hanno lasciati lì, è arrivata una motovedetta libica, ha distrutto i motori, li ha lasciati là, se n'è andata, sono rimasti là. Dopo un giorno esatto è arrivata una barca che si è trasbordati, si è spostata, ha aspettato un'altra barca che è andata a prendersi. Cioè, abbiamo la prova di quello che dice. C'è questo traffico incredibile. L'abbiamo scritto sul giornale noi, cioè è un racconto di uno di questi sbarcati a Corigliano, quindi in Calabria, per cui ha ragione Gratteri a difenderlo, ed è giusto che un magistrato parli, perché questo ha detto in commissione
al Senato di telefonini satellitari che vengono usati, perché è vero e non si può crocifiggere un magistrato che racconta un fatto vero solo perché non è d'accordo con il politicamente corretto, se no l'Italia non è più una repubblica democratica e non ci dobbiamo fidare del procuratore di Catania che dirige una delle procure più difficili del meridione, perché stiamo parlando di Catania, quindi non stiamo parlando del procuratore con tutto il rispetto dell'ultimo paese del settentrione d'Italia, stiamo parlando di uno ma che... Ma poi per rilasciare delle dichiarazioni, visto che comunque è sempre stata una persona, dicono, molto schiva, Arcangelo, molto riservata, se ha rilasciato quelle dichiarazioni, lui sapeva cosa si sarebbe innescato, evidentemente ha qualcosa in mano. Poi questo dossier dei servizi segreti che appare, scompare, non si capisce bene, poi c'è il procuratore di Siracusa che dice noi non abbiamo assolutamente nessun elemento per dire che alcune ONG possano avere dei contatti con degli scafisti, però io dico se le ONG al quale va il nostro ringraziamento, quelle serie, se sono limpide e trasparenti perché sono finanziate da privati e fanno un'opera meritoria, se sono trasparenti non devono temere nulla, non è che il procuratore Zuccaro vuole colpire in maniera indiscriminata le ONG o colpevolizzarle, lasciamoli indagare, vediamo, magari non ci sia questa ipotesi, perché sarebbe veramente assurdo che si continui a speculare sugli immigrati anche in questo, da questo versante. Ecco, due cose. La prima, nessuna nave attracca a Malta. I maltesi, nessuna nave attracca in Tunisia. Attraccano tutte poi in Sicilia e in Calabria. Quindi con uno sforzo enorme nel nostro paese, eccetera. Ma la gente è aiutata, io sono d'accordo su questo, però entro alcuni limiti, perché sennò non si sta capendo più niente. La seconda cosa, tu hai citato, molti hanno citato in questi giorni, un rapporto dei servizi segreti che compare e scompare. Il rapporto dei servizi segreti c'è sicuro, perché la Libia è sotto la sfera di influenza italiana da più di un secolo. I giacimenti di gas e quelli di petrolio in Libia li sfruttavano e in parte ancora li sfruttano le nostre aziende, quindi lì ci sono i servizi di sicurezza. Certo, un rapporto dei servizi segreti non può essere buttato sul tavolo della redazione di un giornale, ma è evidente che negano l'esistenza del rapporto. Ma che rapporto ci sia? No, è deduttivamente matematico, cioè non esiste. È chiaro che se no i servizi, che servizi certo sono? Non serve come prova, come diceva il magistrato, per imbastire un processo, un'inchiesta sicuramente, però c'è anche il rapporto di Frontex, Arcangelo, e non si capisce bene anche questo ruolo di Frontex, che dovrebbe salvaguardare le operazioni di frontiera, appunto nel Mediterraneo, ma che insomma ha lasciato e ha scaricato tutto sull'Italia, in particolare su Calabria e Sicilia. Frontex allude a questa possibilità, insomma. Perché non andare fino in fondo? Evitiamo almeno che ci sia una ulteriore speculazione, Arcangelo, ed evitiamo che vengano infancate le organizzazioni che lavorano veramente in maniera corretta e trasparente, perché ci sta che tra i tanti finanziatori di queste ONG, pensiamo a questa MOAS, di Malta non si capisce bene, di Malta però ha la bandiera, alle bandiere di due paradisi fiscali, insomma, come si comporta, da dove arrivano i finanziamenti, perché non rendono noti i finanziatori, perché così possiamo fare chiarezza. Moas tra l'altro è protagonista di una serie di sbarchi in Italia, cioè una delle navi più che... una delle oltre 30.000 persone ha portato in questi mesi in Sicilia e in Calabria, nel senso che ha portato molta gente, quindi con tutto il rispetto per chi fa ovviamente assistenza agli ultimi, perché di ultimi si tratta, va fatto certo un discernimento tra chi è rifugiato di guerra, penso ai siriani, fratelli siriani e curdi che sono stati buttati fuori da Aleppo. Io tra l'altro conosco le storie di questa gente, perché c'è un mio amico fraterno che ci va a prestare Enzo Infantino, che da anni va lì adesso e porta aiuti anche queste persone. Ma un conto è poi avere come tutta l'Africa che arriva qui e certo, dispiace strani... anche per i migranti economici, Arcangelo, perché stanno male negli altri paesi, però non possono arrivare tutti in Italia, e siccome l'Europa continua a fare orecchie da mercante, allora dobbiamo comunque
cercare di trovare una soluzione. Senza demagogia, senza strumentalizzazione e per favore la politica, io dico solo che deve stare zitta, se può fare qualcosa di concreto lo faccia a livello legislativo, di iniziative, ma non usi anche questo argomento per fare campagna elettorale, perché veramente gli italiani non ne possono più. Allora, adesso diamo la linea alla regia, qualche consiglio pubblicitario e poi di nuovo in studio con la seconda parte di Nera di Calabria. Rieccoci in studio, riprendiamo le cose di 'Ndrangheta. Beh, negli ultimi anni e negli ultimi mesi abbiamo assistito in Calabria, soprattutto in alcune aree, penso a quella del Cosentino, ma penso anche all'Ametino, anche al Vibonese, in misura minore al Regino, anche se comunque lì c'era la tradizione che non si rompeva il patto di fedeltà criminale. Beh, stiamo assistendo a questo fiorire di pentiti, Arcangelo, veramente tanti, tanti, tanti. Che cosa sta succedendo? È una criminalità che non ha più la struttura anche subculturale, perché non possiamo utilizzare un altro termine di un tempo, non c'è più quella graniticità nei rapporti familiari e di cosca, e quindi di fronte al 41 bis molti decidono di saltare il fosso. Sicuramente è un fenomeno che va attenzionato e sicuramente è un fenomeno con cui si stanno confrontando gli inquirenti, i magistrati della DDA, soprattutto di Catanzaro, guidata da Nicola Gratteri, che li sta veramente sottoponendo anche a dei test per verificarne la attendibilità. In questo fenomeno c'è un altro fenomeno che suscita qualche riflessione, Arcangelo. Tra i tanti pentiti ci sono diverse donne dell'est, donne, mogli, compagne di boss o presunti tali, che hanno dato un contributo sicuramente significativo alle indagini. Pensiamo ad Edita Compacenska, la moglie di Michele Bruni, reggente dell'omonima cosca di Cosenza, figlio di Francesco Bruni, detto Bella Bella, capostorico di una delle consorterie più antiche della città dei Bruzzi. Edita ha deciso di collaborare con la giustizia dopo l'uccisione del cognato Luca, che ricorderete è stato ucciso dalla cosca Rango Zingari e poi interrato a Castrolibero, è stato fatto ritrovare quando si sono affacciati i pentiti. Allora, Edita, che è stata condannata anche nel 2013 per associazione mafiosa, ha disvelato tanti fatti e misfatti dall'interno, Arcangelo. E poi abbiamo anche Lucia Bariova, la compagna di Vincenzo Forastefano, fratello di Nicola Forastefano, di Antonio Forastefano, una delle consorterie più potenti e agguerrite di Cassano Ionio, che poi ha visto anche il pentimento di Antonio Forastefano. Beh, Lucia Bariova ha dato anche elementi interessanti ai magistrati. E poi per ultima abbiamo questa Oksana Verman, che è un'ucraina, arrestata nell'ambito dell'operazione Stammer del gennaio scorso dalla DDA di Catanzaro, che ha fatto luce su questo narcotraffico internazionale gestito da alcune cosche che si sono quasi federate del Catanzarese, dell'Ametino, del Vibonese, del Regino. Beh, questa Oksana Verman dopo l'arresto non ha resistito, ha subito cominciato a collaborare con la giustizia, ha detto lei era la compagna di Salvatore Pititto, presunto boss dell'omonima cosca di Mileto, e ha subito detto di aver ospitato dei narcos colombiani per diversi mesi nella sua abitazione, ha fatto, almeno così dicono gli inquirenti, sequestrare 8 quintali di cocaina in Colombia. Allora, le donne dell'est
che diventano 'ndranghetiste e che poi si pentono? Allora, intanto c'è una particolarità, tutta calabrese. La prima donna condannata per associazione mafiosa polacca in Italia è Edita Kopaczynska, che è la moglie, era la moglie di Michele Bruni. Questa donna ha vissuto dall'interno la guerra, prima combattuta dal clan del marito contro gli avversari e poi come dire, la confederazione di quel clan con il resto dell'andrangheta cosentina. Dopodiché ha vissuto pure la caduta di tutto il clan con l'uccisione del fratello del marito, Luca, la morte del suo marito in carcere. È morto per morte per una malattia. Ha riferito agli inquirenti una serie di particolari su delitti, su traffici di droga, su interessi pseudopolitici che questa associazione aveva. Lucia Bariova era invece una cameriera che era arrivata a Corigliano da Vicenza, era partita da Bratislava, quindi una slovacca, e che a Corigliano aveva conosciuto Vincenzo Forastefano, che si era invecchito di lei, sono stati insieme, hanno fatto due figli, e ha vissuto quindi dall'interno tutta l'ascesa del clan Forastefano, che vince la guerra contro il clan degli Abruzzese, diventa una potenza economica, traffica in droga, impone estorsione, la donna racconta l'usura, racconta tutto dal di dentro. Poi quando il marito viene arrestato non riesce a farlo scarcerare, nel 2010 si presenta ai carabinieri e comincia a collaborare. Pure lei racconta tutto dall'interno, tra l'altro il marito l'aveva posta ai vertici di una ditta di trasporti apparentemente lecita, di fatto nata dall'investimento di capitali ottenuti con il traffico di sostanze stupefacenti e l'autotrasporti Forastefano, lei era direttore tecnico, quindi racconta di tutti gli affari. C'è poi Oksana Verman, che è una invece ucraina, che era arrivata a Vipolenza nel 2000 e che dal 2000 è diventata l'amante di Salvatore Pititto, cugino di un Pititto molto più famoso, di Mileto, condannato con sentenza definitiva ma in detenzione domiciliare per ragioni di salute. Questo gruppo aveva insomma messo in piedi un traffico nel Sud America, addirittura era lei stessa ad ospitare il coroner, che è un famoso trafficante sudamericano colombiano, a casa sua, quindi pure lei dall'interno racconta tutto, i magistrati della DDA. Poi c'è un'altra donna che si chiama Evelina Plizzard, che è la cognata di Pantaleone Luni Scarpuni, perché aveva sposato il fratello, lei si è trovata nella famiglia di Luni Scarpuni, non ha resistito a quella situazione e quindi diciamo prima si è separata dal marito, poi ha cominciato a collaborare con la giustizia mandando un messaggio su Facebook ad Angela Napoli, al deputato che più si era esposta contro il Mancuso di Limbadi. Il deputato poi ha messo in contatto la polizia con questa donna che ha deciso di collaborare, raccontando la sua vita all'interno di quella famiglia. Dopodiché c'è Beata Benkova, che è una donna pure in questo caso polacca, che era la compagna di Fioravante Madio, un killer del clan degli Abruzzese, che viene ucciso dal fuoco amico mentre compie un attentato per ammazzare in pieno centro a Cassano nel 2003 Sergio Benedetto, che verrà ucciso, l'uomo che era in sua compagnia invece si salva, ma insomma in quel frangente viene ammazzato per errore anche sì. Fioravante Madio. E poi c'è una donna polacca di cui tutti si sono dimenticati, che si chiamava Caterina Paciolak, che è stata ammazzata nel 2000 a Corigliano insieme a Saverio Albamonte, che era un personaggio di quella zona della criminalità, che viene trucidato a colpi di Kalashnikov mentre era insieme a questa donna. Che cosa rappresenta questo spaccato? Rappresenta una situazione nella quale insomma le donne dell'est riescono ad entrare in alcune famiglie, in alcuni contesti mafiosi, perché insomma fanno innamorare i personaggi di questi clan e quindi poi, una volta conosciuta dalla gloria dell'essere moglie di, all'infamia della galera, dell'accusa, degli arresti, delle perquisizioni, ecco, diventano poi in questa seconda fase collaboratrici di giustizia e quindi raccontano il mondo dal loro punto di vista e comunque dall'interno. La cosa ancora più significativa e preoccupante che in un certo periodo, addirittura nel Vibonese, dove esistono cosche storiche importanti che hanno avuto ruoli determinanti, si è fatto ricorso anche a killer stranieri, ad un macedone, ad un kosovaro, addirittura ad uno slovacco, in tempi diversi. E poi questi tre, una volta smascherati, pure loro non avendo vincoli familiari, questo è il segreto dell'Andrangheta. L'Andrangheta è un'organizzazione storicamente basata su vincoli di consanguinità. Quando non ci sono consanguinei è facile che, provando la galera, finendo in galera per un omicidio, gli altri decidano di pentirsi. Figuratevi gli stranieri, quindi il macedone e il kosovaro utilizzati nella faida tra i Patania e i Piscopisani hanno poi deciso di collaborare alla giustizia, come dire, confessando anche i delitti commessi da loro. Addirittura
il Macedone che ha collaborato con la DDA di Catanzaro e l'autore di un omicidio eclatante avvenuto nel luglio del 2012 sulla spiaggia di Vibo Marina, dove venne ucciso Davide Fortuna. Lo slovacco che collabora con la DDA di Catanzaro cominciò a collaborare peraltro con Marisa Panzini nel 2009. Nel 2004 fu l'autore di un omicidio di un imprenditore avvenuto a Santa Maria di Ricade, ammazzato lui, poi metteva bombe, questo c'era proprio una macchina da guerra che si era messo al servizio di un gruppo di quella zona, e le sue dichiarazioni hanno condotto tra l'altro alla condanna all'ergastolo in primo e secondo grado del presunto mandante dell'omicidio commesso da lui. Lo slovacco si chiama Peter Kaczko. Quindi c'è un contesto che ci sfuggiva, c'è un mondo di infatti c'è questa fetta dell'Est che è entrata a pieno titolo nell'Andrangheta. Quello che un po' meraviglia Arcangelo, vabbè, poi quando ci si innamora anche i mafiosi possono perdere la testa, no? Quello che meraviglia è che queste persone si siano aperte, abbiano messo le loro compagne o mogli al corrente di tutto, addirittura le hanno fatte diventare parte dell'organizzazione, nella gestione delle organizzazioni, mentre prima nella mafia o nell'andrangheta più tradizionale, non solo le donne venivano, sapevano, però venivano tenute un po' più in maniera distaccata, pur sapendo che c'era un vincolo affettivo, familiare, che non avrebbe mai consentito di scardinare l'organizzazione. Sì, sono rapporti diversi. Un conto è una donna che cresce in un ambiente di un certo tipo e quindi assume, no, i connotati, fa propri i connotati di quella subcultura. Un conto è una straniera, si invaghisce, diventa la moglie di un uomo di rispetto e quindi viene considerata. Cioè, anche poi perché vengono qui magari per fare le cameriere, le prostitute o altro, quindi avere uno che gli garantisce casa, lusso e quant'altro. Poi quando perdono la ricchezza e il potere non diventano, non sono più nulla, collaborano. Insomma, la Kopaczynska questo ha fatto, a un certo punto si è vista abbandonata, che non c'era più niente. La temevano tutti, addirittura era lei, certe volte assumeva decisioni, lo confessa questo, l'altro parlava un gergale a metà del dialetto, questo accento polacco, no? Un po' strano. La stessa cosa è successo con la Verma nell'Ucraina, che faceva l'amante narcotrafficante, la Bariova, insomma, non ha resistito dopo 2 anni, il marito era dentro, un'indagine dopo l'altra, ha deciso di salvarsi collaborando. Naturalmente non sono donne cresciute, no, a pane, lutti e carcere, sono donne che sono venute in Italia magari pensando di sbarcare il lunario e trovare una sistemazione. Trovatela, si sono ritrovate all'improvviso regine, perché immaginate una che arriva dal paese dell'est, morta di fame, che è venuta a fare la cameriera, che diventa la moglie di uno che invece è temutissimo sul territorio, riverito, va in un negozio a sconti eccezionali, va al ristorante e non paga, va al Lido balneare e non paga, cioè, quindi quando finisce però questa gloria, queste poi, è chiaro che poi diventano collaborative. Anche perché poi forse restano, ecco, anche da sole. Nella vecchia tradizione, diciamo, dell'andrangheta un stavano po' più, molto più attenti più anche. Antica, erano più attenti a questi legami. Nella scelta, cioè, delle compagne. Anche delle amanti, probabilmente. Arcangelo, facciamo un aggiornamento sul politico messicano, l'ex governatore Rubalcaba Tomás Jesús Yarrington, 60 anni arrestato nell'aprile scorso a Firenze, però dopo una lunga latitanza e dopo una lunga caccia, lui era stato condannato in Messico a 2 ergastoli per i rapporti che aveva con i gruppi dei narcos dei cartelli del Golfo e di Los Zetas. Beh, la cosa importante, noi ce ne siamo occupati perché lui era venuto a fare la sua latitanza, diciamo a vivere la sua latitanza a Paola, questo piccolo centro del Tirreno Cosentino. Stanno proseguendo le indagini per individuare i fiancheggiatori, coloro che a Paola gli garantivano supporto e che lo hanno fatto venire a Paola.
Nel frattempo il governo messicano ha concesso cosa rara l'estradizione negli Stati Uniti, quindi per lui si profila sicuramente un periodo e una carcerazione molto dura, perché nelle carceri americane non è facile corrompere, quindi sconderà sicuramente le sue condanne. Però resta il fatto che questo ex politico potentissimo, questo ex governatore, dopo la condanna è scappato e si è rifugiato in Italia. Poi a Paola, dove viveva tranquillamente, aveva un cane, sembrava una persona normale, disponeva di un'auto, e poi è andato a raggiungere una donna a Firenze, e lì è stato beccato perché la polizia, lo SCO, sono state sempre con il fiato sul collo di questa persona, lo hanno veramente pedinato e controllato finché non lo hanno arrestato. Allora, la Gazzetta se ne continua ad occupare, diamo gli aggiornamenti. Il messicano era in Italia da un anno, perché prima di arrivare in Calabria, dove presumibilmente giunge tra ottobre e dicembre del 2016, lo sappiamo perché? Perché la macchina con cui gira, un Audi A4, è stata comprata in ottobre a Cosenza. A dicembre viene fermato per caso, usa un falso nome, ma rimane la traccia, il database in cui le forze dell'ordine registrano tutti quelli che vengono controllati ai posti di blocco. Viene fermato il 26 dicembre nella zona di Scalea alla guida di questa macchina. Viene poi ritrovato a Paola, dove si scopre che ha un appartamento in Viale dei Giardini, a 100 metri dalla caserma della Guardia di Finanza, dove frequenta una palestra, ha a disponibilità di 4 carte di credito ricaricabili intestate agli istituti bancari europei. In Italia c'è traccia sua nell'Alto Lazio e nella Bassa Toscana, dove va più volte a villeggiare in bed and breakfast con il nome falso, che era José Márquez, usava questo nome, e che era un nome che lui utilizzava attraverso una patente rilasciata dal Messico, quindi quando lo fermavano esibiva questa patente. Poi aveva cambiato i connotati anche, aveva leggermente modificato i connotati con delle plastiche facciali, lo rende questo veramente un personaggio. Poi voleva trascorrere la Pasqua a Firenze, gli piaceva la Toscana, Firenze, quindi parte da Paola, viene seguito dagli uomini del Servizio Centrale Operativo della Polizia, che arrivano a lui grazie agli americani, perché lui è latitante dal 2012, gli americani non lo hanno mai mollato un giorno. Cioè, appena lui combina un incontro con la moglie a Roma nei mesi scorsi, e allora gli americani trovano il contatto, quindi riescono poi attraverso il Servizio Centrale Operativo ad avere un numero di telefono. I nostri uomini, quelli del dirigente Alessandro Giuliano, che comanda il Servizio Centrale Operativo della Polizia, per capirci, Alessandro Giuliano è l'ex capo della squadra mobile di Milano e di Padova, è quello che ha scoperto il serial killer Calogero Profeta ed è soprattutto il figlio di Boris Giuliano, vittima della mafia, del capo della squadra mobile di Palermo, suo padre. Una persona che vedete pochissimo in televisione, una persona serissima, che non ama, come dire, i media, ma che è la mente del Servizio Centrale Operativo della Polizia. Quindi lo individuano, gli agenti della squadra mobile di Cosenza lo seguono, segnalano i suoi spostamenti fino ad arrivare a Firenze, dove insieme agli agenti della mobile di Firenze e agli uomini, agli specialisti dello SCO, lo ammanettano. Rubalcava stava in Italia. Come sia arrivato a Paola non si sa, o meglio, si suppone che sia arrivato attraverso le buone indicazioni e l'appoggio logistico fornito da due persone che sono in corso di individuazione, che sono i suoi favoreggiatori locali. Certo, altrimenti un super latitante, lui è uno dei cinque, era uno dei cinque ricercati più importanti del Nord America, quindi ricercato dalla DEA americana. I messicani avevano messo una taglia da 15 milioni di peso su un personaggio. Come fa uno così non ad arrivare a Roma, ad arrivare a Paola? Quindi arriva a Paola perché ha due amici. E quindi sicuramente scopriremo chi sono. Individuate queste persone che lo hanno appoggiato su Paola, che lo hanno fatto venire a Paola, perché probabilmente pensavano fosse una località più discreta, quindi nessuno sarebbe mai arrivato ad individuarlo. Però pensate un po' la Calabria, come piccolo il mondo, e quando la Calabria sia sempre al centro anche dei traffici nazionali, internazionali,
addirittura un latitante messicano che si rifugia non solo in Italia ma addirittura sul Tirreno cosentino. E adesso, prima di chiudere, vi rendiamo conto di questa operazione condotta dai carabinieri di Reggio Calabria. È stata scoperta una vasta piantagione. Dobbiamo dire che la droga non solo arriva tramite le più disparate vie in Calabria, tonnellate e tonnellate di cocaina, ma anche hashish, ma anche è ricomparsa la cocaina, ma anche la marijuana, ma viene addirittura prodotta in Calabria. E noi siamo tra le regioni sicuramente che hanno la maggiore produzione di marijuana. Questo ce lo testimoniano anche i numerosi sequestri. L'ultimo in ordine di tempo, questo a Oppido Mamertina. Vediamo. 975 piante di canapa indiana alte circa 50 cm per un peso complessivo di 50 kg. Ecco la vasta piantagione di marijuana individuata dai carabinieri ad Oppido Mamertino in una zona impervia del centro preaspromontano. I militari della stazione di Castellaccia insieme a personale dello squadrone liportato cacciatori hanno perlustrato la zona scoprendo la coltivazione illecita e sorprendendo all'interno di un'area demaniale in località Gambarella un 39enne della zona con precedenti in materia di sostanze stupefacenti intento a coltivare le piante. L'uomo è stato così arrestato in flagranza di reato. Per lui sono stati disposti domiciliari. Nell'area i militari hanno trovato anche materiale vario che serviva per l'irrigazione delle piante. Prosegue dunque l'attività dei militari per contrastare il fenomeno della coltivazione illecita di sostanze stupefacenti attraverso una mirata strategia operativa disposta dal Comando Provinciale dell'Arma di Reggio Calabria. I carabinieri continuano l'attività di controllo del territorio che viene perlustrato palmo a palmo, un'attività che ha consentito di individuare e sequestrare dall'inizio dell'anno numerose piantagioni situate soprattutto nelle impervie zone montane. Insomma, Arcangelo, un'attività sicuramente redditizia. Da Cetraro all'Aspromonte, abbiamo visto l'operazione colombiani da Aspromonte, queste piantagioni continuano nonostante i sequestri perché rendono e rendono tantissimo. Allora, noi ci fermiamo, grazie ad Arcangelo Badolati, capo servizio della Gazzetta del Sud. Mi corre l'obbligo ogni volta di ringraziare la Gazzetta del Sud che ci consente di collaborare con Arcangelo. Grazie a Luca Chito in regia. Potete rivederci sul nostro sito www.tennonline.tv e poi ovviamente torneremo la prossima settimana con altri fatti, altri avvenimenti, altre analisi. Arrivederci.